Bene, siamo in collegamento, ci fa molto piacere con la DS della Pianese Francesco Cangi, che salutiamo e ringraziamo. Salve direttore. Ciao e grazie a voi dell'invito, è un piacere essere qua. Allora, veniamo al dunque, perché 4 punti nelle prime 3 partite di campionato con altrettante big di questo girone, tra l'altro insomma tra poco affronterete anche le Pescara e successivamente l'Entella, un inizio di torneo di stagione previsto dal calendario non propriamente facile, però 4 punti nelle prime 3 partite meno di quanto avreste meritato, questo è un dato oggettivo. Sì, dai, la Lega Pro sapevamo che ci chiamava e ci chiama e ci chiamerà ad un percorso comunque importante, impegnativo e difficile, perché sono tutte squadre forti, costruite bene, però come hai detto tu abbiamo fatto un buon lavoro in tutto il precampionato e abbiamo affrontato queste 3 partite facendoci trovare presenti con un'identità, che è la cosa più importante, facendo le prestazioni e raccogliendo questi 4 punti che sembrano ottimi, però se andiamo ad analizzare magari per il gioco espresso e quello che abbiamo messo in campo anche a Perugia ed Ascoli potevamo avere qualche punticino in più, però l'importante è esserci presentati nel modo giusto in un campionato per noi nuovo e molto importante. Tanta corsa, aggressività, organizzazione, ha detto bene lei, insomma c'è la mano dell'allenatore che lei conosce bene dai tempi del Vasto Girardi, che una mentalità secondo me propositiva, io ho notato questo, i 2 braccetti, odio definirli così, della difesa 3 accompagnano spesso l'azione e vanno anche alla conclusione, ho visto per esempio la partita col Campobasso, Polidori ha impegnato il portiere Guadagno. Sì, diciamo che Polidori in queste 3 partite poteva essere il nostro capocannoniere, diciamo, perché comunque ha fatto gol con il Perugia, ha inaugurato questa Serie C Now e ha avuto comunque poi un'altra bella occasione domenica con il Campobasso. Ma questa qui è un po' l'idea del calcio propositivo moderno, del calcio comunque anche di Fabio, che come hai detto tu io conosco bene. Aveva avuto un trascorso insieme da giocatori, sì, quando giocavamo insieme a Castel di Sangro nel lontano 2001, poi ci siamo ritrovati nelle nuove vesti, io da direttore sportivo e lui allenatore a Vasto Girardi, ora è il secondo anno che è qua con noi alla Pianese, quindi il suo lavoro, la sua idea di calcio si vede bene, e grazie al tanto lavoro che fa e grazie comunque anche al fatto di aver mantenuto qualche giocatore che secondo noi l'anno scorso ha meritato la Serie C e sta facendo bene. Quindi c'è quest'idea, c'è questa organizzazione che dai, chi guarda la Pianese lo nota subito. Assolutamente, è un mix, no, di gioventù e esperienza, sono rimasti diversi giocatori dello scorso anno, cavalcata trionfale, anche perché non è stato facile, c'erano anche avversari di blasone, mi viene da pensare al Livorno, è chiaro che l'obiettivo è la salvezza, no? Adesso c'è questo impegno esterno, altresì probante, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia col Pescara, che ha cominciato bene questa stagione. Sì, hai detto bene, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato e non era scontato, perché è vero che la Pianese ha sempre fatto dei buoni risultati in Serie D, ma è anche vero che l'anno scorso c'erano delle piazze blasonate e che avevano investito tanto, quindi abbiamo vinto grazie, come dico sempre, alla proprietà che ci lascia lavorare bene. Con questo ringrazio sempre il presidente Maurizio Sani, perché l'ambiente è un ambiente che permette a me in primis, allo staff e tutti i suoi componenti e giocatori di lavorare con serenità quando ci sono le pressioni che magari ci sono in altre realtà, e abbiamo fatto un ottimo lavoro l'anno scorso e quest'anno ci troviamo ad affrontare squadre importanti, categoria importante, lunedì veniamo a Pescara, dove troviamo sicuramente una squadra che ha iniziato molto bene, un organico forte,
Anche a Pescara penso al mix, che poi andiamo a vedere, le ultime partite sono state risolte da un giovane del 2003, quindi stanno facendo un ottimo lavoro, c'è una squadra forte, però come tutte le partite dovremo venire a Pescara per giocarcela a viso aperto e riuscire a fare il meglio possibile. Ecco, due parole su Fabio Prosperi, che lei, direttore, lo ha anche ricordato, conosce molto bene perché ha giocato insieme a Castel di Sangro tanti anni fa e poi l'ha avuto come allenatore, lei DS e lui allenatore al Vasto Girardi. Tra l'altro mi viene da ricordare, no? È stato forgiato un giocatore come Mercai, che poi è passato al Sud di Tirol, ma anche Guida, che si è rivelato un ottimo giocatore anche in Serie C. Ecco, Fabio Prosperi è l'emblema della gavetta, no? Che non tutti gli allenatori fanno. Sì, Fabio è partito, penso, dal basso, se non sbaglio anche dall'eccellenza. Poi ci siamo trovati a Vasto Girardi, una realtà molto piccola, dove si faceva calcio con tante idee e con tanto lavoro. Lui era lì anche l'anno prima del mio avvento, e che era l'anno del Covid, dove si era salvato. L'anno dopo ci siamo nuovamente salvati ai play-out contro il Castelnuovo. È stata un'annata che ci ha, parlo anche per me, molto formato, perché io ero il primo anno che facevo direttore sportivo. E Fabio, come hai detto tu, ha fatto tanta gavetta. Penso che sia un allenatore che lavora tanto e che ha davanti a sé merita e farà strada, secondo me, per come lavora e per come vede il calcio e per quello che riesce a trasmettere ai giocatori. Sicuramente per lui lunedì sarà una serata emozionante, perché comunque è di Pescara, la famiglia, i genitori che vivono, il fratello a Pescara, quindi sarà sicuramente una partita per lui anche emozionante rispetto alle altre. Ci sarà anche un po' di romanticismo nel Fabio Prosperi a Pescara in panchina. Assolutamente, e io aggiungo, evidentemente c'è anche un grande feeling tra lei e Fabio Prosperi, che non guasta mai, no? Quando bisogna costruire una squadra e bisogna prepararsi ad affrontare un campionato. L'ultimissima, magari non è un grande ricordo eufemisticamente, però se non vado errato, l'ultima volta per Cangi a Pescara l'Adriatico Giovanni Cornacchia era calciatore, buonissimo calciatore del Verona. Palla in mezzo, il colpo di testa imperioso di Olivi, in anticipo sul Colombo, poi ancora Tettori, una finta sul Rosso e può partire il contropiede, c'è Bonanni, riceve, attenzione, Bonanni si accentra, palla per Gacci, posizione di tiro, c'è il gol, gol di Gacci, incredibile gol, Gacci, Pescara 1, Verona 0, il gol di Gacci, straordinario, che gol ragazzi, palla sotto l'incrocio dei pali, alla sinistra del portiere Rafael, Pescara 1, Verona 0. Un gol strepitoso, si continua a giocare, vediamo Esposito, cerchio centrale, palla che viene recuperata da Tettori, ancora Esposito, vediamo il rilancio, poi Cangi si accentra ed è finita, Pescara in Serie B dopo tre stagioni di purgatorio, Pescara in Serie B. Sì, sì, dopo ci siamo fortunatamente rincontrati in Serie B, ma nella nella finale playoff segnò sì. Cangi, che era l'attaccante da 30 metri, e abbiamo perso la finale playoff, mi sembra che era il 2010. Poi ci siamo ritrovati fortunatamente l'anno dopo, noi con il Verona abbiamo rivinto il campionato, nel 2012 ci siamo trovati in Serie B, che poi è stato l'anno anche che, se non sbaglio, il Pescara, esatto, Vizia andò salì di categoria. E il Verona fece la semifinale col Varese. E noi abbiamo perso la semifinale col Varese. No, dai, quegli anni lì volentieri erano, al di là delle tifoserie che non sono molto amiche, da Verona e Pescara, però calcisticamente sono stati degli scontri sempre importanti, sempre con tenacia, con rispetto degli avversari. Ho tanti amici anche di quei ragazzi che giocavano
a Pescara in quegli anni lì, e sono sempre state delle battaglie sportive molto belle, e ci giocavamo sempre qualcosa di importante. Grazie al direttore della Penese Francesco Cangi, è stato davvero un piacere averla nostro ospite, e in bocca al lupo per la partita di lunedì. Crepi il lupo, in bocca al lupo anche a voi, e grazie ancora per l'intervista e l'ospitalità, e buon lavoro.